quindi ringrazio i relatori per averci dato l'opportunità di parlare di un argomento che noi riteniamo ancora attuale. E questa è anche l'opportunità per rispondere a una serie di critiche che noi abbiamo avuto nelle scorse settimane da parte di alcuni gruppi universitari che hanno cercato di boicottare l'iniziativa chiedendosi e chiedendoci il motivo per cui venisse organizzato un evento non solo per la ricorrenza della morte di Margaret Thatcher, ma anche per interrogarsi sul quesito che abbiamo messo a titolo dell'evento, cioè quali prospettive per il thatcherismo. Perché noi pensiamo che ovviamente non siamo per un trapianto di sistema, perché sarebbe utopistico trapiantare un pezzo di storia del Novecento in un paese che è culturalmente anche un po' distante dal mondo anglosassone. Noi proveniamo da un sistema di civil law, ci sono tante cose che andrebbero discusse. Però possiamo da quell'esperienza sicuramente ricavare degli elementi interessanti. Uno fra tutti, ad esempio, la diminuzione dell'ingerenza dello Stato nei confronti del cittadino e poi la difesa di qualsiasi libertà economico e politica, difesa di cui appunto Margaret Thatcher è stata una delle più grandi sostenitrici. Mi dovete dare l'opportunità di ringraziare personalmente il moderatore dell'incontro, a cui passerò presto la parola, che è Giuseppe Mele, grazie al quale siamo riusciti a organizzare questo evento, anche il presidente del FUIS che ci ospita, sperando poi anche di poter prevedere nel futuro altre iniziative come questa. Ringrazio tutti i relatori, volevo ringraziare anche Lorenzo Castellani, che è direttore editoriale di un think tank che è La Cosa Blu, che è stato fondato da Giorgio Stracquadagno, che era un mio carissimo amico e a cui vorrei dedicare questa iniziativa, perché noi abbiamo dibattuto molto e spesso di thatcherismo e purtroppo non sono mai riuscito a mantenere una promessa che era appunto quella di organizzare un evento per parlare di thatcherismo a Roma, e di questo me ne dispiace, e quindi è uno dei motivi per cui volevo dedicare a lui questa iniziativa. Detto questo, io ringrazio il professor Martino, il professor Cosimo Magazzino e Giacomo Zucco, che è stato così cortese di venire da Milano praticamente stamattina, e l'altro ieri era a Roma, quindi ha fatto un po' su e giù con Italo e il Trenitalia. Spero che abbia mantenuto la concorrenza tra i due. Quindi detto questo vi ringrazio e do la parola a Giuseppe. Grazie. Grazie Riccardo. Grazie Riccardo, io malgrado le mie tendenze prolisse cercherò di essere breve, visto gli interlocutori, non posso fare a meno di ringraziare per i ringraziamenti che rimando tutti Antonio Natale Rossi, che è il presidente della FUIS e della UIL-UNSA, perché ci sono un paio di paradossi in questo incontro. Il primo è che per organizzare un incontro su Margaret Thatcher ci voleva una sede sindacale. Voi siete in una sede sindacale nata in pieno frontismo, gli scrittori uniti di CGL e CISL, insomma quelli di Rodari, il burattino, Paperino, classe operaia e Barabbas fallo blu, cattivo capitalista. Dall'altro lato anche il testo che noi presentiamo, che ovviamente è l'ottimo volume del professor Magazzino, Aprile economica di Margaret Thatcher, anch'esso ha un paradosso, ha un'introduzione che è tutta monetarista, filo-thatcheriana, e ha una postfazione romagnoli che è tutta keynesiana, perché questo è il mondo liberale italiano. A questo tavolo ci sono i migliori esponenti del mondo liberale italiano, più anziano e più giovane. L'unico che non è liberale sono io, sia ben chiaro, perché come vedete sono della UIL, che ha una fortissima anima laica. Il problema dei liberali e dei laici è che tanto sono bravi ad ammirare esempi esteri, tanto si accapigliano poi nel trovare esempi interni. Altri due piccoli paradossi: mai il welfare più alto nell'Inghilterra di Margaret Thatcher di tutta la storia italiana. Un gruppo musicale che fu molto famoso negli anni 80 con la canzone Say Cat and Say What, vede il cantatore rock, che ha le sue 300 sterline di sussidio e la camera d'albergo pagata dallo Stato, che si arrabbia con l'operaio che non lo fa dormire e esce dall'albergo
con tutti dietro per andare ad andare a quel paese l'operaio, e dietro si vedono i volti di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan. Questo stesso cantante poi fece nascere un partito anticipatore di Grillo, si chiamava Black Party, che chiedeva l'eliminazione del welfare diffuso per un welfare individuale, cioè diceva: mi date a me i miei soldi che ci penso io a come fare. Quindi, e fu l'anima filo thatcheriana, filo liberista, dal mondo più, come dire, meno conservatore, che indebolì fortemente le unions in Inghilterra. Mentre in Italia Piero Pelù, Philip Fiva, nato in quell'epoca, e Raffaella Carrà sono ambedue ascrivibili al centro-sinistra, in una sorta di inamovibilità così totale, perché ambedue hanno fatto tutti i festival dell'unità del mondo. Mentre nella Thatcher attaccava i sindacati, in Italia nello stesso tempo il sindacato si spaccava in un sindacato per l'innovazione e in un sindacato contrario ai tempi del decreto di San Valentino, Scala Mobile. Gli stessi anni in cui la politica thatcheriana in Italia lo faceva un socialista, gli stessi anni in cui l'Italia superava nel periodo della Thatcher il PIL della Gran Bretagna nell'85. Ecco, ma tutto ciò che ha portato il trionfo della Thatcher, ciò per cui Blair poi l'ha copiata dicendolo chiaramente, in Italia ha portato all'opposto, cioè chi vinse allora dopo è stato eliminato e represso totalmente. Ed è su questo forse che dovremmo interrogarci, e io interrogo gli interlocutori più importanti di me. Grazie. Passo la parola allora, se vuoi intervenire Stellani prima. Buonasera a tutti. Non consento. Allora, questione fisica, diciamo. Innanzitutto ringrazio Riccardo Lucarelli, amici di Rete Liberale, per l'invito. E, insomma, fa molto piacere, soprattutto il ricordo. Ok, grazie. Il ricordo di Giorgio Stracquadagno, senza il quale sicuramente non si avrebbe questo tavolo, perché è stato il vero ideatore del magazine La Cosa Blu. Per quanto riguarda il thatcherismo, io vorrei provare a raccontarvi un po' dell'ambito che io seguo come campo di studio, che è quello delle istituzioni della pubblica amministrazione, che è un po' l'aspetto nascosto, se così possiamo dire, il thatcherismo. La Thatcher è famosa per le sue lotte ai sindacati, per come ha rivoltato il Partito Conservatore, per le privatizzazioni, per i programmi di liberalizzazione. In realtà la Thatcher fece anche un cambiamento epocale per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Arriva al governo nel 1979 con una situazione disastrosa in termini di pubblico impiego, c'è un'alta sindacalizzazione, è molto bassa la flessibilità contrattuale, è molto alta la spesa pubblica e le pubbliche amministrazioni lavorano sostanzialmente in deficit, e soprattutto i civil servants, cioè gli alti burocrati, non obbediscono ai ministri, tanto che nel 1978 esce un articolo molto famoso che si chiama The Disobedient Civil Servant, quindi proprio per indicare come la burocrazia, un po' come oggi in Italia, quindi proviamo anche a trovare delle similitudini con il presente, fa fatica non solo a modernizzare il paese, ma ad obbedire al governo stesso. E dunque nel 1979 la Thatcher fa un'operazione che è tutta comunicativa, ma che è anche politica, innovativa, e nomina a capo della Efficiency Unit, che è un pool di persone che si occupa della riforma della pubblica amministrazione, Derek Rayner. Derek Rayner è un manager privato, viene da Marks & Spencer, quindi per la prima volta un uomo di successo del privato viene chiamato a sopravvisionare, diciamo così, la riforma della pubblica amministrazione, con un intento molto preciso, molto chiaro, che era espresso poi nel manifesto dei conservatori del 79, che è quello di applicare i principi del privato al pubblico, quindi al settore pubblico. Inizia perciò una stagione di riformismo molto intenso. Consideriamo anche che spesso i meccanismi interni al governo della Thatcher e dei governi inglesi si basano su meccanismi di soft law, quindi non si passa per il Parlamento, ma è una riorganizzazione che costringe la burocrazia stessa a sforzarsi per l'appunto nel cambiamento. Inizia quindi una flessibilizzazione contrattuale. Prima cosa, vengono eliminati contratti a tempo indeterminato per i dirigenti pubblici. Ovviamente a questo si aggiunge una stagione di privatizzazioni, quindi una netta demarcazione tra cosa lo Stato deve fare e cosa lo Stato non deve fare, quindi con una forte poi
cessione degli asset pubblici, e allo stesso tempo inizia a prendere piede l'idea di introdurre un sistema concorrenziale, su questo l'influsso di Milton Friedman è palese, all'interno della pubblica amministrazione. Quindi sostanzialmente si procede per step, tanto che il programma dell'Efficiency Unit poi prenderà proprio il nome di Next Step, cioè i prossimi passi, quali sono i passi per far funzionare bene un apparato pubblico. Inizia quindi una stagione per cui c'è una riduzione ovviamente dei dipendenti pubblici, la flessibilizzazione contrattuale, la desindacalizzazione lo consentono, quindi cala di circa un sesto l'impiego pubblico, ovviamente le privatizzazioni aiutano in questo senso, ma inizia un programma con il quale si determina per appunto economia, efficienza ed effettività nella pubblica amministrazione. Saltano i passaggi burocratici, le imprese interagiscono meglio con il sistema dell'impiego pubblico. Quindi è un processo lungo e che dà anche il senso un po' di quello che è stato il taccerismo in termini di rivoluzione politica, però un lungo periodo che viene costruito passo passo. Considerate che questa riforma, che inizia nel 1979, finirà solo nel 1997 con il governo Major, quindi andando, come dire, a scavare all'interno dei meccanismi dello Stato in maniera molto profonda. È anche il momento in cui nasce e si afferma, oltre a una dottrina ovviamente liberale, liberista, in politica, una dottrina di amministrazione diversa che prende il nome di New Public Management, che sono appunto queste forme di strumenti privati all'interno della pubblica amministrazione. Quindi nel 1997 il risultato è sostanzialmente il seguente: due terzi della pubblica amministrazione è diciamo spezzettata in agenzie, alcune, pochissime, lavorano in monopolio, molte altre lavorano in competizione l'una con l'altra o con i privati, con uno Stato che si è molto alleggerito, con un'efficienza che ne è stata guadagnata e con un cambiamento, se si vedono le carte in questo periodo abbastanza evidente, di mentalità nell'ambito della dirigenza pubblica. Pensate che ognuna di queste agenzie ha un vero e proprio CEO, Chief Executive Officer, cioè un amministratore delegato al pari del privato, che può essere licenziato direttamente dal ministro nel momento in cui non raggiunge determinati risultati. Quindi anche il momento in cui avviene una valutazione delle performance della pubblica amministrazione, che appunto lega le remunerazioni a quanto effettivamente viene prodotto dalla stessa. È una rivoluzione che ovviamente come dire, passa molto sotto traccia rispetto a quelle che sono le tradizionali core policies del taccerismo, ma che in realtà cambia profondamente lo Stato inglese, cambia il modo con cui vengono reclutati i civil servants. Basti pensare che la Thatcher apre in questo periodo i concorsi alla più alta dirigenza pubblica anche a uomini provenienti dall'apparato del privato, dell'impresa privata, cosa che prima in realtà non accadeva, quindi aumentando anche la concorrenza per accedere a queste determinate posizioni. E allo stesso tempo come dire, è anche una grande operazione comunicativa, perché l'idea che come dire, essere un manager pubblico non è gestire burocrazia e potere, ma è compiere un servizio che poi viene riconosciuto dai cittadini, che viene premiato per l'effettività diciamo, del lavoro che viene svolto. Quindi c'è, diciamo, questa grande innovazione. Da questo, diciamo, come prospettive del taccerismo, quali diciamo, lezioni possiamo trarne per oggi? Io ne individuerei sostanzialmente tre. La prima è la questione istituzionale, ovvero il sistema Westminster è un sistema che funziona da centinaia di anni, c'è una legge elettorale che è appunto il collegio uninominale maggioritario che garantisce la governabilità e sarà fondamentale per la Thatcher nelle varie occasioni di rielezione per mantenere il governo. C'è un potere di patronaggio, cioè di nomina del primo ministro, che è molto forte rispetto a quello degli altri paesi, quindi la possibilità di scegliere e selezionare effettivamente i manager pubblici. La Thatcher lo farà scegliendo solo coloro che rispondevano a quel tipo di manager pubblico che lei cercava, e allo stesso tempo è un sistema quindi che garantisce la possibilità di cambiare la pubblica amministrazione, cosa che, se lo riportiamo a un'attualità italiana, diciamo così, evidentemente non funziona. Cioè le istituzioni molto spesso fanno anche le riforme, e in questo caso la forma istituzionale, costituzionale inglese, risulta fondamentale per il raggiungimento del risultato. Quindi molto probabilmente quando in Italia parliamo di
burocrazia invasiva, imperante, non controllata, difficoltà in manager pubblici che si ribellano alle valutazioni e via dicendo, molto da imputare anche un sistema parlamentare che in questo garantisce tutta la sua debolezza, diciamo così, rispetto a un esecutivo che molto spesso non riesce veramente a controllare il lavoro della burocrazia. Poi la seconda lezione è una lezione politica, cioè la nettezza sui principi, che molto spesso, diciamo così, viene smarrita nelle varie situazioni della storia politica, cosa che non successe con il thatcherismo, in parte per alcune fortune che la Thatcher ebbe nel corso, diciamo, della sua carriera politica, in parte perché l'operazione della Thatcher fu culturale prima che politica, quindi l'idea di un sistema concorrenziale in cui ci fosse una netta demarcazione tra ciò che lo Stato deve fare e soprattutto ciò che lo Stato non deve fare, continua a svilupparsi per tutto il periodo thatcheriano, quindi dura per 10 anni e mezzo sostanzialmente, e quindi anche qui direi una come dire, cristallina capacità di portare avanti un disegno di sviluppo che è culturale grazie ai think tank, agli intellettuali, ma che è anche politico, e che ci porta alla terza lezione poi con cui la Thatcher riesce effettivamente a vincere le resistenze dei sindacati e della burocrazia, e qui concludo, che è l'idea di una comunicazione anche al governo, non solo elettorale, che vada a cercare il convincimento delle persone, cioè la capacità di parlare non a gruppi e corporazioni, ma la capacità che si ritrova sempre nel discorso thatcheriano di parlare agli individui e alle famiglie, quindi superando poi di fatto l'azione di interdizione che i vari gruppi di pressione o che in questo caso la pubblica amministrazione si trovano a interporre rispetto a un'azione governativa. Quindi sostanzialmente anche rispetto a riforme che sembrano di secondo piano, l'insieme delle politiche thatcheriane cambia in profondità lo Stato inglese, che non sarà più lo stesso e che funziona e che funzionerà tutt'oggi meglio rispetto ovviamente a quanto non sia accaduto in altri paesi, dove pure si è provato con gli stessi strumenti a realizzare ciò che la Thatcher fece rispetto al sistema amministrativo istituzionale, e che quindi demarcano ancora di più la grandezza di un leader che è sicuramente famosa e giustamente per aver ridotto il peso dello Stato, ma che potrebbe essere riscoperta anche non solo per aver dato una maggiore libertà all'economia, quindi aver liberalizzato, aver abbassato le tasse, aver privatizzato, ma per aver fatto anche funzionare meglio lo Stato. Quindi, per riprendere, diciamo, una citazione di un famoso libro scritto da Andrew Gamble, professore di Cambridge University, un'economia libera ma allo stesso tempo uno Stato forte, più forte perché è più piccolo e più piccolo quindi più funzionale, più capace di garantire delle performance, dei rapporti con la cittadinanza meno invasivi e soprattutto costruttivi, nel senso di avere per appunto tutta una serie di interazioni positive e valutabili di responsabilità nei confronti proprio dei funzionari pubblici e dell'apparato dello Stato. Grazie. Adesso nel passare la parola sul magazzino e magari riusciamo a contenerci, vorrei buttare lì come provocazione ulteriore già a quelle precedenti. Una delle accuse negli ultimi giorni, insomma, negli ultimi mesi è stata fatta la Thatcher, è che nell'ultimo periodo era molto favorevole a Farage, cioè all'euroscetticismo. Ora non c'è un leader in Gran Bretagna che sia stato tanto fortemente baluardo della NATO e dell'impatto forte statale militare, perché l'ultima guerra che ha fatto la Gran Bretagna e che ha vinto è un'epopea da Thatcher, quanto euroscettica. È proprio vero che NATO e Unione Europea sono per forza la stessa cosa? C'entra poco, professore, lei di economia non c'entra molto con questo tema. Dunque, no, per rispondere a questa domanda, la Thatcher era solita dire che nella sua vita i maggiori problemi della sua vita erano stati creati dall'Europa continentale e le soluzioni erano sempre trovate nei paesi anglosassoni. Quindi sull'euroscetticismo, la Thatcher è sempre stata euroscettica, però dal momento che si è ricordato il debate con My Money Back. Ma per come è stato fatto l'euro, cioè non
nell'ipotesi del piano Verneto, no? Il primo ministro lussemburghese, quella di un'unione monetaria completa, e quindi quella che l'attore economica, ricordo il professor Martino all'Uspio, la storia economica dice che le unioni monetarie sono complete, cioè fiscali e monetarie, allora quelle economiche funzionano e resistono nei secoli, altrimenti se sono incomplete collassano. L'euro quindi o facciamo anche l'unione fiscale oppure prima o poi salterà, quindi o evolve un'unione completa oppure si ritorna alla moneta di Stati nazionali. Questo è quello che insomma, insegna la storia economica. Poi, allora io preparato un intervento per dare uno spaccato del thatcherismo tratto dal mio libro, poi salterò alcuni passaggi in maniera tale da lasciare un po' di spazio al dibattito. La scomparsa di Margaret Thatcher, baronessa per volontà della regina Elisabetta II e prima donna a essere divenuta primo ministro britannico, incarico ricoperto dalla primavera del 79 all'inverno del 90, è considerato sia dai suoi ammiratori che dai critici come la potenziale fine di un'era che ha riformulato il rapporto tra i governi e i loro cittadini. La Thatcher è restata al numero 10 di Downing Street per il periodo più lungo di qualsiasi primo ministro britannico nel XX secolo, guadagnandosi grande rispetto ma pure disprezzo da parte del pubblico del Regno Unito, a causa delle sue politiche dure e spesso impopolari. Una manciata di leader politici sono talmente influenti da avere un ismo dopo il loro nome, ma nessuna filosofia politica ha plasmato una nazione in toto allo stesso modo del thatcherismo. Il thatcherismo sia il modo in cui la Thatcher ha tradotto nuove visioni in politiche sostanziali, un misto di liberismo in campo economico, conservatorismo sui temi sociali, individualismo dal punto di vista filosofico, non ha semplicemente rispolverato gli ideali vittoriani condensati nel motto Dio, patria e famiglia, già che rivoluzionando ogni aspetto della vita pubblica si è erto al sistema di pensiero. Il minimum state di Nozick, l'egoismo della Rand, l'individualismo etico e metodologico di von Hayek e von Mises, il tradizionalismo di Scraton, il monetarismo di Friedman, l'offertismo di Laffer, il metodismo di Alfred Roberts, suo padre, sono stati opportunamente mescolati per mostrare al Regno Unito e al mondo che una Weltanschauung diversa da quella ormai consolidata per Tory e Labour fosse possibile. A distanza di qualche anno abbiamo appreso che era anche credibile, se non addirittura auspicabile. D'altronde il Washington Consensus non è altro che la riproposizione delle ricette con cui la Aaron Lady però quello che nel 79 veniva definito il grande malato d'Europa e che nel 78 aveva sperimentato l'orbuno dello scontento, con i laburisti alla guida del paese. La crisi che attanagliava l'economia del Regno Unito negli anni 70 aveva diverse radici: lo statalismo, l'elevata pressione fiscale, la buria psicologica, la politica del consenso basata su concertazione e corporativismo, le nazionalizzazioni, le tensioni razziali, la montante disoccupazione che si sono aggiunti agli effetti di due shock petroliferi. Durante il primo governo conservatore del dopoguerra la disoccupazione risultò in media pari a 330.000 unità, 500.000 sotto il Labour tra il 64 e il 70, 750.000 sotto i conservatori nel periodo 70-74 e 1.250.000 sotto l'ultimo governo laburista. Un evento simile ebbe l'inflazione. L'incremento annuale medio dei prezzi al dettaglio fu del 3,5% sotto i conservatori guidati da Churchill, Eden, Macmillan e Douglas Home nel periodo 51-64, 4,5% sotto la prima amministrazione Wilson, 9% con quella IF e 15% con quella laburista di Gallagher. La situazione economica del paese in quel tempo è stata eloquentemente riassunta da Peter Clark. In 5 anni Healey introdusse più leggi finanziarie che Gladstone in tutta la sua vita, spesso 2 o 3 all'anno, mentre lottava col susseguirsi di un'emergenza dopo l'altra. La più grave di queste fu la crisi della sterlina del settembre 76. La cosa più demoralizzante era la permanenza simultanea di tanti allarmanti indicatori, erano gli anni della stagflazione, oltre 1.250.000 disoccupati, un deficit della bilancia dei pagamenti che sfiorava il miliardo di sterline, l'inflazione annua al 16%, la sterlina scesa a 1,57 dollari, il tasso di sconto saliva al 15%, la spesa del governo apparentemente fuori controllo, con il risultato di un deficit di bilancio record. Se col binomio conservatore Barber-Heath si creò il deficit di bilancio attraverso il declino delle entrate fiscali,
con quello laburista Ily Callaghan, tale deficit si accrebbe a causa dell'aumento della spesa pubblica. La recessione inoltre portò con sé il calo della produzione, la diminuzione del gettito erariale e un aumento della spesa sociale, sotto forma di maggiori sussidi di disoccupazione. Come ha sostenuto Roger Scruton, prima della Thatcher c'era la convinzione in Inghilterra che il conservatorismo fosse per gli aristocratici o i figli delle sue famiglie agiate. Essere conservatore era come avere un impedimento linguistico. Margaret Thatcher ha cambiato la politica in Occidente, non solo nel Regno Unito. Fino al suo avvento al potere il socialismo aveva ancora qualche chance di illusione, vera o presunta. La Thatcher lo ha distrutto per sempre. L'idea che lo Stato potesse essere sostituito da privati, il monopolio della concorrenza, prima di lei, più che politicamente improponibile, appariva come il vezzo intellettualoide di individui isolati e piuttosto strambi. In Gran Bretagna quelle idee non camminavano su solide gambe neoclassiche, come gli Stati Uniti e i Chicago Boys. Qui la fiaccola libertà economica la custodiva un gruppo di economisti austriaci, ancora più lontani dall'ortodossia. Michael Beasley, Stefan Littlechild, Colin Robinson, Elin Marshall, George Yarrow, Ian Beat e gli altri artefici della deregulation erano tutti figli di von Hayek, il quale aveva ricevuto il premio Nobel per l'economia nel 1974, ma l'aveva avuto da outsider, geniale ma outsider, sicché la vecchia accademia remava contro. Nel marzo 81 alcune centinaia tra i più prestigiosi economisti britannici firmarono un manifesto anti-Thatcher. La risposta migliore sta nel titolo di un libro pubblicato 25 anni dopo, a cura di Philip Booth. I 364 economisti avevano tutti torto? Domanda retorica. Ovviamente un altro economista inglese, Dieter Helm, certo non un fan della Thatcher, ha scritto: prese la preferenza per le soluzioni di mercato da Friedman, una visione più tollerante del monopolio da Schumpeter, secondo cui i profitti di monopolio avrebbero fornito gli incentivi agli imprenditori ed erano tipicamente transitori, e il desiderio di una forte cornice per i diritti di proprietà da von Hayek. Queste visioni vennero rafforzate da un approccio molto più critico ai fallimenti del governo, ai costi della regolamentazione, che in ultima analisi derivava da Popper, e furono molto influenzate dal lavoro di von Mises sull'informazione. Dunque, riassumendo, la Thatcher, politica eclettica, si lasciò convincere da alcuni economisti eccentrici, trasformando il loro pensiero in una piattaforma politica. Contro ogni logica vinse le elezioni e per tre volte consecutivamente. La vittoria non risiede tanto nei numeri, che pure ci sono, quanto nello shock lessicale e politico sottostante. Una rivoluzione in attesa di scatenarsi, la descrive Helm. La Thatcher intercettò tutto ciò prima di altri leader politici. Improvvisamente un istituto di nicchia che produceva paper interessanti divenne mainstream. La Thatcher era una conservatrice istintiva, come l'ha definita il Wall Street Journal, la cui filosofia economica derivava dalle osservazioni del padre nel gestire una drogheria. Era autenticamente di destra, retrograda e filistea nei comportamenti, nelle predilezioni, fin anche nel linguaggio. In un'ottica neoliberale si invocava un minimal state, secondo una filosofia politica di non interventismo nell'attività del meccanismo libero mercato. La politica di stop and go, di derivazione keynesiana, si sostituiva all'approccio step by step di matrice thatcheriana. In particolare si desiderava superare nella lotta al male macroeconomico inflazione la vecchia politica dei redditi, prevedendo la commisurazione dei salari alla produttività del lavoro, in base alla regola fondamentale di politica dei redditi. Al suo posto doveva ergersi la supply side economics, operando tramite le politiche fiscali improntate a rigore, quindi riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, con tagli sui capitoli tendenzialmente improduttivi e con politiche qualitative di spesa. Passaggio da imposte sul reddito da lavoro a imposte sulla spesa e sulle rendite petrolifere, che portassero maggiore neutralità nel sistema del prelievo. Il ristabilimento di un equilibrio dei poteri nella struttura contrattazione collettiva attraverso il ridimensionamento del potere delle trade unions, l'incoraggiamento alle forze di mercato a agire il più liberamente e flessibilmente possibile, le politiche della concorrenza e delle privatizzazioni, le politiche di deregulation e semplificazione burocratica, le politiche energetiche e il più generale arretramento dell'intervento pubblico in materia di politica industriale. Nel giro di 6 anni furono privatizzate con luci e ombre la British Telecom, British Gas, British Petroleum, Britoil, British Airways, British Aerospace, British Airport Authority, National Freight Consortium, Associated British Ports, Jaguar, Rover, Rolls-Royce,
British Leyland, National Bus Company, British Sugar Corporation, British Steel, British Railroads, Cable and Wireless, Sanlitun International, Ferranti, Sealing Ferries, alcune ferrovie e la produzione e distribuzione dell'acqua. L'unica privatizzazione non fece fu quelle ferrovie, che è stata quella che storicamente si è dimostrata andare peggio e che fu fatta dal governo Major. In sostanza potremmo dire che la strategia antinflazionistica del governo Thatcher passava per i seguenti quattro punti cardine: riduzione del tasso di crescita dell'offerta di moneta, contenimento del deficit e quindi del debito pubblico, apprezzamento della sterlina, convergenza del tasso di disoccupazione verso il suo valore naturale, il nairo. Ha sostenuto Vito Danzi: la storia e i numeri dicono che il Regno Unito è diventato un modello di sviluppo per gli altri paesi, dopo che soltanto pochi anni prima dell'arrivo della Thatcher aveva dovuto chiedere aiuto finanziario al Fondo Monetario Internazionale. Come ha fatto? Essenzialmente passando da una politica di stampo socialistico soft in stile Prodi, con annessa la ricerca del consenso a tutti i costi, a una politica più liberista in stile Thatcher Reagan, dirompente ma perlomeno creativa. Sì, vengo alle conclusioni. Una battuta, il combattimento che abbiamo nel governo inglese, come lei ben spiega, tra la difesa del piccolo proprietario di casa rispetto alla detassazione generale a favore anche della, dei rendite finanziari. Qui la Thatcher difendeva il piccolo proprietario di casa e quindi non era così, diciamo, neutrale rispetto al dato. Allora, lei spiega bene nel suo secondo libro di memorie, gli anni da Downing Street, che si creò a proposito del tasso di interesse uno iato tra il cancelliere dello scacchiere Nigel Lawson e lei stessa, perché Lawson si era messo in testa di stabilizzare il cambio sterlina marco. Allora, più il marco si apprezzava, più lui aumentava il tasso di interesse per tenere fermo il cambio. La Thatcher invece vedeva assolutamente con disfavore l'apprezzamento del tasso di interesse, perché ormai il problema inflazione era stato domato nel paese e in più l'aumento del tasso di sconto avrebbe causato un maggior esborso mensile per i sottoscrittori mutui. E in quel periodo, cioè alla fine degli anni Ottanta, un sacco di ex inquilini delle case, degli immobili comunali, erano diventati proprietari grazie appunto al governo centrale, cioè alle politiche della Thatcher, che aveva imposto ai comuni di vendere le case di proprietà dei comuni agli inquilini, e quindi praticamente gli inquilini erano diventati proprietari, e quindi ad aumentare il tasso di sconto questi pagavano l'inquilino in termini mutuo. Per questo portò al sollevamento dell'incarico, per cui la Thatcher di fatto mandò via Lawson, che fu uno di quelli insieme a Geoffrey Howe e esattamente che poi brigarono per la sua cacciata. E questo spata il liberismo totale. No, non è che il liberismo sia fatto solo di aumento del tasso di interesse, insomma, it depends. Concludendo, ma la Thatcher tra il 79 e il 90 ridusse il rapporto al PIL, il debito pubblico dal 52 al 32%, quindi 20 punti in 11 anni, il deficit dal 5 al 2%, le spese dal 45 al 39%, dimezzò l'inflazione dal 16 all'8%. Mantenne costante il tasso di disoccupazione al 6, il gettito complessivo al 39, per cui ci fu un effetto Laffer, perché ridusse la spesa, ridusse la pressione fiscale, ma il gettito non si ridusse. No, per quelli che dicono che curve Laffer esiste solo nei manuali di economia di destra. Che aveva fatto la stessa cosa. Le spese sociali 16%, quelle ricerche e sviluppo 2%. Che sembra poco, ma se guardate i confronti internazionali, un paese che ha il 2% di ricerca e sviluppo è messo nel top ranking. Ridisegnò il sistema fiscale portando l'aliquota base dell'imposta personale sul reddito, accennavo prima, dal 33 al 25%, e quella marginale dall'85 al 40%, spostando parte del carico fiscale dal lavoro ai consumi. Inoltre aumentarono la produttività totale dei fattori, il tasso di crescita dell'economia e il saldo dei movimenti di capitale. Allora, la Thatcher in difficoltà di attrazione del consenso per le sue politiche, come testimoniato dai sondaggi dell'epoca, si riprese le isole Falklands, invase dal regime dittatoriale argentino di Galtieri, risvegliando l'orgoglio patriottico a lungo sopito al grido di Britain Strong and Free.
contribuì assieme al grande amico Ronald Reagan e al Papa Giovanni Paolo II a far cadere il muro di Berlino, sebbene intravedesse i pericoli di una Germania riunificata che avrebbe soggiogato l'Europa. Spinse un riottoso George Bush Senior a rendere giustizia al Kuwait, invaso dal re iracheno Saddam Hussein. Non la seguì, per cui ci volle il figlio alla seconda guerra. Rese possibile la pace in Irlanda del Nord, fu durissima col terrorismo dell'Iraq, usò la forza contro la forza, piegò la furia degli hooligans, e se oggi c'è calma nell'Ulster è solo grazie a lei, poiché disarmò i terroristi, li trattò per quello che erano, cioè erano terroristi, non avversari politici. Per cui il Sands e gli altri che morirono nei padri galeri inglesi lo fecero perché scelsero di morire di fame, perché erano stati trattati da terroristi e quindi il Regno Unito si rifiutava di mandarli nelle patrie galere dell'Irlanda del Nord, che peraltro erano comunque galere del Regno Unito. In sostanza capì che la minaccia principale del terrorismo dell'Iran non era tanto la sovranità britannica di Irlanda del Nord, quanto al concetto stesso della regola della maggioranza. Nessun personaggio pubblico del XX secolo ha subito una campagna di denigrazione ideologica paragonabile a quella di cui fu oggetto la Thatcher. Basti pensare a quello che è successo per i suoi funerali. Basti pensare che l'Università di Oxford e altre facoltà britanniche, la Thatcher aveva due lauree, la prima in chimica a Cambridge e la seconda in legge, nessuna ad honorem, nessuna honoris causa, se l'era prese, che era brava. Esatto, basti pensare all'Università di Oxford e altre facoltà britanniche hanno assegnato titoli onorifici a Bill Clinton, vabbè, era democratica, Robert Mugabe, e alla moglie di Ceausescu, una che se parli con con i chimici rumeni, e si sa che non era una chimica, non sapeva niente, aveva tipo la quinta elementare, si faceva scrivere da chimici rumeni gli articoli e poi glieli firmavano perché chi osava dirne di no, insomma. E questa gli hanno dato la laurea a Irina Ceausescu, ma non alla loro più nota bilaureata Margaret Thatcher, perché sono liberali, Oxford e Cambridge. Come ha riconosciuto Stelzer, tutti riconoscono che il successo del thatcherismo nel convertire le imprese da statali a private è stato un programma così radicale come concetto e di esito così felice nella pratica che si è guadagnato la più alta forma di lusinga dalle altre nazioni, cioè l'imitazione. Il potere femminile, quello che non agisce dietro le quinte o dietro un uomo, ha trovato in Margaret Thatcher il paradigma perfetto. Una donna in tagliere, la borsa Esprit, i tacchi, gli orecchini, le corsettine rigide, i capelli cotonati e un'inflessibilità prossima alla spietatezza. La stessa con cui poi la cacciò il suo partito conservatore, riconoscendole così un brevetto che sicuramente poche altre donne sono in grado di apprezzare, cioè il diritto di essere trattata senza galanteria, come un uomo, perfino nel paese dei gentleman. Il caso della Lady di Ferro è da manuale per capire il risentimento in democrazia. Quando gli ateniesi ostraticizzarono Temistocle, nel 471 a.C., dimenticarono tutto quello che aveva fatto per loro. Le democrazie hanno questa tendenza naturale a rivoltarsi contro il loro salvatore. È successo a Churchill, al De Gaulle e anche a Margaret. Quello che possiamo trarne è piuttosto semplice e non molto incoraggiante. La signora Thatcher deve il suo successo soprattutto alla rivoluzione intellettuale nelle teorie economiche, cioè ha vinto sul piano delle idee. Non ha inventato nulla di nuovo, non c'era nulla di innovativo, di originale nella sua politica economica. In ogni caso queste idee erano già presenti da molto tempo, ma non sono state tradotte in pratica politica finché lei non è arrivata sulla scena, finché lei e Reagan non le hanno rese mainstream, come accennavo prima. Sono state la sua leadership, il suo coraggio, la sua determinazione e la sua integrità intellettuale che hanno permesso a quelle idee di ispirare le politiche economiche effettive del cambiamento in Gran Bretagna. La memoria di un leader di quel tipo, un fatale e glorioso primo ministro di una democrazia moderna, muore quando smette di dividere, di appassionare, di fanatizzare persino, nel contrasto di idee fino all'iracondia dei ricordi sopravvissuti, altrimenti è potenzialmente immortale. Dopo di lei, Labour mutò nome. Blair la ringraziò, diceva prima il moderatore, pubblicamente per aver fatto il lavoro sporco. I Tory, sempre meno thatcheriani, trascorsero infatti 14 anni all'opposizione. E Cameron, che si dice thatcheriano a giorni alterni,
passerà altrettanti anni, lui e i suoi eredi, all'opposizione, nonostante i Labour siano, dal punto di vista ideologico, più insignificanti di lui, perché non hanno una piattaforma credibile. La sua maggiore, non parliamo poi dei Lib, del Merkel Club, proprio, non esistono praticamente più. La sua maggiore eredità sta nell'aver, e infatti vengono fuori i nazionalisti, nell'appiattimento generale dei tre grandi partiti. La sua maggiore eredità sta nell'aver mostrato che le politiche incentrate sull'individuo, sul mercato, sulla libertà e sul lungo periodo, quando Keynes diceva siamo tutti morti, sono non soltanto attuabili ma persino auspicabili. Da fiera avversaria della rivoluzione francese ci ha spiegato quasi giusnaturalisticamente come la libertà si fondi sul diritto a essere diseguali, che trovo una cosa bellissima, semplicemente perché rispecchia la natura. Siamo tutti diseguali, il fatto che qualcuno pensi che dobbiamo cercare di essere uguali, che ne so, Vendola, questi qua, e persino non ha capito proprio come funziona la natura umana prima che il mondo. Da lunedì 8 aprile 2013, Margaret Hilda Thatcher, Nada Roberts, baronessa di Kesteven, appartiene a buon diritto alla storia in qualità di più grande statista del XX secolo, probabilmente anche il XXI e XXII. Diciamo nel dibattito più, come dire, partitico, anche se l'interlocutore a cui ho dato la parola, Giacomo Zucco, mi direbbe mai che il Tiparty non è un partito. Giacomo Zucco, come sapete, è il portavoce del Tiparty. Esiste una teoria che dice che la lotta contro i minatori fatta dalla Thatcher, più che essere antisindacale, era soprattutto la lotta della cattiva Inghilterra con, diciamo, contro la parte più arretrata del paese, il nord nello specifico e anche l'ovest del Galles. Del Galles, no? E in effetti, diciamo, quello che fece ripartire poi l'economia inglese e la Thatcher fu soprattutto l'innovazione e la finanza della grande Londra e dell'Inghilterra. Diciamo, l'Italia non ha nulla di simile in tutto ciò. Si potrebbe pensare al Sulcis e a realtà simili da un certo punto di vista. Ringrazio innanzitutto Riccardo e Rete Liberale per questo evento. Il movimento di Party fin dalla sua nascita ha sempre cercato di fare eventi per parlare, discutere e raccontare della figura di Margaret Thatcher. All'inizio ovviamente per difendere questa figura dai suoi detrattori, dai suoi nemici. Si tratta chiaramente di una figura che per quanto ci riguarda è, come diceva anche il professor Magazzino, la più grande figura, il più grande esempio di statista, superiore forse anche all'altro idolo classico della parte più liberista della cultura politica che era Ronald Reagan. Superiore in certi sensi anche perché da un certo punto di vista, seppur nella battaglia delle idee, si tratta di due persone che hanno portato avanti una battaglia culturale di concetti fondamentale e fortissima, riportando al centro l'individuo, la concorrenza e il mercato. Margaret Thatcher è anche uno dei casi in cui, andando a vedere le effettive riforme politiche che stavano sotto le idee, sotto i discorsi, mostra effettivamente il successo nel ridurre il peso dello Stato, cosa che in realtà non si può dire realmente per quanto riguarda gran parte dell'amministrazione Reagan negli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda l'indebitamento degli Stati Uniti, che poi hanno anche portato a uno degli aspetti della crisi in cui si trovano ora. Quindi si tratta di un politico che non solo ha parlato di libertà, di individuo, di diminuzione del peso dello Stato, ma che è riuscito incredibilmente in un paese conciato per certi versi forse a livello dell'Italia di oggi a mettere in pratica quelle idee, facendo effettivamente retrocedere il peso dello Stato. Come ricordava il professor Magazzino, si tratta anche di un politico che da un certo punto di vista porta avanti idee economiche anche più radicali di quelle dei Chicago Boys, perché pur se nella loro versione più come dire mainstream, che è quella di von Hayek, si parla comunque di economia austriaca, che è un'economia che era stata molto lontana dal mainstream e non aveva avuto i pasti della ribalta che l'economia dei Chicago Boys aveva portato avanti. Si tratta poi di un personaggio che anche nel modo in cui ha condotto la battaglia culturale era veramente caratteristico.
in parte nel suo essere anche insieme incredibilmente rigida appunto a Iron Lady, incredibilmente marziale, indistruttibile, e dall'altra parte anche incredibilmente dolce, se ricordiamo ad esempio che la stessa persona che era chiamata Iron Lady dagli avversari sovietici è anche la stessa persona che ha iniziato l'ingresso in Downing Street con la preghiera di San Francesco, è una persona che aveva una comunicatività doppia, sia inflessibile nel difendere ciò che è giusto, sia anche molto umana nell'accogliere l'umano altrui. E c'è poi anche un discorso, un aspetto interessantissimo della figura di Margaret Thatcher, che è quella dell'attenzione alla battaglia linguistica. Alcune delle citazioni poco ricordate di Margaret Thatcher sono in realtà tra le più importanti in assoluto nella battaglia che gli individui portano avanti contro l'oppressione dello Stato, contro lo schiavismo imposto dallo Stato e dalle sue strutture. Margaret Thatcher non si limitava operativamente a difendere l'utilità di una riduzione del ruolo del pubblico. Margaret Thatcher ricordava che il termine pubblico e il termine privato come sua contrapposizione è una sconfitta della filosofia della libertà e della filosofia dell'indiritto. Margaret Thatcher ricordava che quando si dice pubblico per indicare ciò che appartiene ed è controllato da burocrati, quando in realtà il termine sembra far pensare a qualcosa che appartiene a tutti noi, no? I giardini pubblici sono di tutti, quindi l'azienda postale pubblica sarà di tutti. Noi sicuramente incasseremo i dividendi, noi sicuramente avremo ruolo nella decisione della gestione, quando in realtà si tratta di feudi privatissimi e oscuri e opachi, e in cui è difficilissimo guardare dentro, molto più difficile che guardare dentro nel privatissimo tabaccaio sotto casa. Il pubblico, il di tutti, è in realtà qualcosa di controllato in nome di tutti da una cerchia, da un piccolo feudo di persone spesso molto poco trasparenti. D'altra parte il privato, ciò che viene nominato con questo termine come se fosse segreto, egoista, geloso, qualcosa di nascosto, il privato in realtà è quanto di più pubblico possa esistere. Quando una persona decide non solo di mangiare la sua carne, ma di aprire una macelleria e di venderla agli altri, è una persona che, a differenza del burocrate chiuso nella sua stanza, si apre alle altre persone, si apre alla comunità, si apre al mercato e diventa al servizio di tutti quanti, un servizio trasparente e in cui la possibilità per il pubblico, per gli altri, di interagire, di dire la sua, non si limita ogni 5 anni a un segno su una scheda tra alcune ipotesi prestampate, spesso senza che si conosca neanche che cosa ci sta dietro e senza alcun vincolo reale, ma diventa veramente scelta immediata, perché le persone, votando con i propri piedi, andando in diversi negozi, subito prendono parte al processo decisionale che spinge un negozio, un'impresa, una scuola gestita da individui al servizio della comunità. Quindi per questi aspetti appunto Margaret Thatcher è unica ed è fenomenale, e è sempre stato un interesse per chi come noi difende l'individuo, la libertà, la persona e la società dalle pretese dello Stato, difenderla dai propri nemici. La cosa interessante è che in questi anni di battaglia culturale ci è toccata anche in un paio di occasioni difenderla dagli amici. E questo si sposa bene con i paradossi che Giuseppe me li introduceva inizialmente. Una delle prime occasioni in cui abbiamo fatto un evento pubblico parlando di Margaret Thatcher era quando sui giornali una certa stampa ha cominciato a dire che Mario Monti era thatcheriano. Siccome Mario Monti aveva, uscito anche sul Corriere della Sera come paragone, siccome Mario Monti, la Thatcher sappiamo appunto durissima, una delle sue prime battaglie fu togliere il latte gratis ai bambini nell'elementare, una cosa veramente, del milk snatch, la ladra di latte per i bambini, quindi era una persona che per portare avanti le battaglie giuste di difesa dell'individuo dall'oppressione statale era stata dura. Monti aveva questo aplomb funereo e triste, e in quanto tale è stato da qualcuno, in quanto sgradito, perché è sgradevole, è stato qualcuno paragonato a Margaret Thatcher. Ci è toccato quindi mettere su una locandina con un fotomontaggio che grida vendetta agli occhi di Dio con su Mario Monti con la capigliatura della baronessa Thatcher e fare un evento a Milano, a cui tra l'altro abbiamo invitato il professor Magazzino, che eroicamente è venuto fino a Milano
per l'evento. Tra l'altro l'abbiamo trattato così male da metterlo come correlatore con il professor Marco Bassani, che per chi lo conosce sa essere veramente un correlatore difficoltoso da sostenere. Che esordì dicendo: la Thatcher è una statalista non pericolosa. E io dissi: beh, cominciamo bene. Quindi un contesto su questo che vorrei dirvi, perché Bassani è venuto tardi, perché io avevo detto che se le tendenze prevalse in un certo periodo dell'ultima parte del XX secolo fossero continuate, in futuro i nostri nipoti avrebbero considerato Reagan e la Thatcher come dei socialdemocratici moderati. Esattamente, infatti questo volevo proprio per rifare questo discorso che Zucco ha avviato. Ecco, ma la Thatcher, come dire, nazionalista, militare, grande fautrice dello Stato, grande difensora dei proprietari, dei piccoli proprietari di casa, come si coniuga con la Thatcher, diciamo, dell'abbattimento dello Stato? Perché quando si vuole difendere la patria, quando si vuole difendere la piccola proprietà dalla grande proprietà, se effettivamente lì c'è un intervento pubblico, non c'è peso, o no? Lo Stato come organizzazione mirata a riconoscere e difendere dei diritti individuali è, appunto, anche se contestata da alcuni pensatori estremisti con cui ho certe frequentazioni, come il sottoscritto, tra l'altro, che non è un pensatore ma estremista di sicuro sì, anche se il modello stesso di Stato monopolista della forza fisica è effettivamente, a mio parere, discutibile, anche da discutere, una cosa è certa, che un liberale può ammettere questo tipo di organizzazione solo allo scopo di difendere e non di coercire, abbattere o violare i diritti individuali di cui si parla. In questo caso le azioni anche militari di uno Stato che interviene per rompere un picchetto sindacale che impedisce a delle persone di avere libero accesso a una proprietà che invece voleva ospitare il suo lavoro, o le azioni che vanno a fermare dei terroristi piuttosto che criminali dalle loro azioni che violano il diritto di proprietà, non è un'azione che va in contrasto col diritto di proprietà, ma è un'azione che va in difesa col diritto di proprietà. Si può poi discutere, ma non mi farò trascinare in questa trappola vilissima, del fatto che un'organizzazione possa basare la sua finanziamento sulla violazione dei diritti di proprietà per poi difenderlo. Ma appunto, chiudo qui subito la parentesi. Interessante però sul discorso patria, perché è nazione e difesa proprio della patria, nazione che nella Gran Bretagna è spesso anche in parte identificata con la corona e quindi con l'organizzazione anche statale. La seconda occasione in cui ci capita di dover difendere la baronessa Thatcher dagli amici e non dai detrattori. Margaret Thatcher era sicuramente una, possiamo dire con termine un po' sottile e eurocritica, in realtà era anti-europeista, si può dire secondo me in maniera anche così netta. Era anti-europeista, principalmente adesso questa cosa viene ricordata in due modi. Il primo modo, associandola a quelli che sono in parte anche gli eredi effettivi della sua politica, cioè UKIP, Farage, associandola a un nazionalismo in cui si difende l'apparato statale con la scusa di difendere con esso anche la comunità nazionale, che sono due cose rigidamente diverse. Io ho una famiglia italiana, degli amici italiani, dei colleghi italiani, e nessuno dei quali vede lo Stato italiano come un aiuto, ma tutti lo vedono come un danno, una difesa, un aggressore. Quindi non sono due cose sovrapponibili, la comunità nazionale e l'apparato statale che gestisce lo Stato sul territorio. Alcuni degli anti-europeisti odierni, che si contrappongono agli europeisti come una battaglia di clan, a nostro parere, tutta interna al pensiero statalista. Abbiamo da una parte gli europeisti statalisti centralisti che vogliono creare un solo Moloch continentale con tassazione armonizzata da cui quindi non si può scappare, con eurobond che mettono in comune il rischio e quindi deresponsabilizzano tutti, con politiche come la PAC, con una burocrazia incredibile che definisce la curvatura delle banane e che obbliga i pescatori sardi a scrivere i nomi latini dei pesci quando pescano. Quindi abbiamo questa mostruosità statalista centralista contrastata non
da chi difende l'individuo, ma contrastata da una serie di persone che vogliono una mostruosità statalista locale, come ad esempio i vari cultori anti-europeisti dell'inflazione folle, delle nazionalizzazioni, difensori del deficit della spesa pubblica. In questo senso citerei, poi vado a chiudere, due sole cose, due sole elementi di riflessione quando la Thatcher viene usata in questo modo. Il primo è quello che riguarda le privatizzazioni, anche se il termine come dire, non combacia con la battaglia lessicale di cui parlavo prima, diciamo così, con la liberazione delle proprietà sequestrate dall'organizzazione statale. C'è un bellissimo articolo del cui presidente Giovanni Basini, che invito a leggere, sulla Cosa Blu, che descrive appunto anche nel dettaglio l'elenco di privatizzazioni fatte, descrive anche il modo in cui sono state fatte e descrive l'ipocrisia di tutti i nazionalisti anti-europei che si richiama alla Thatcher facendo quell'operazione assolutamente disonesta di difendere i gioielli di famiglia, quando in realtà i gioielli di famiglia sono i gioielli di una persona che ha contratto debiti a spese nostre, vuole che noi li paghiamo con il nostro patrimonio e in cambio vuole tenersi improduttivi e utilizzati per dare regali agli amici e agli amici i propri gioielli di famiglia. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, e poi finisco veramente, riguarda invece un discorso della Thatcher sull'inflazione. Io ho avuto la sventura di dibattere con persone che inneggiavano che contestavano l'euro, contestabile per moltissimi punti di vista, ma che inneggiavano a una svalutazione monetaria come panacea di tutti i mali, richiamando la contrarietà all'euro di Margaret Thatcher. Questo è quello che Margaret Thatcher diceva. Ma tutto ciò, riferendosi a una serie di politiche implementate, ci porterà ben poco finché non avremo raggiunto il nostro primo obiettivo economico, la sconfitta dell'inflazione. L'inflazione distrugge nazioni e società esattamente come un esercito invasore. L'inflazione è parente stretta della disoccupazione, è il ladro occulto di coloro che hanno risparmiato. Nessuna politica che metta a rischio la sconfitta dell'inflazione, per quanto grande sia la sua attrattiva di breve termine, può essere giusta. E qui tra l'altro la Thatcher, che viene usata dagli anti-Merkel, che vedono il problema europeo come l'eccessivo apprezzamento dell'euro voluto dai tedeschi cattivi, cita anche quei paesi dell'Europa continentale sapevano cosa fosse necessario per la stabilità economica. In passato hanno vissuto sotto un'inflazione galoppante, parla soprattutto la Germania. Sapevano che questa riportava a valigie piene di banconote, a una disoccupazione massiccia e al collasso sociale. Ora hanno deciso di non andare più in questa direzione. Ora, dopo anni di autodisciplina monetaria, hanno stabili, prospere economie, attrezzate meglio della nostra a resistere ai venti della recessione globale. Quindi abbiamo l'esempio di chi era contro l'euro perché pensava che l'euro, come le frasi di Draghi recenti lasciano veramente aperta questa minaccia come probabile, perché pensava che l'euro, essendo una moneta unica e quindi senza una competizione interna, essendo una gabbia chiusa in cui non si può scendere votando con le gambe, con i piedi, sarebbe in futuro, anche se inizialmente basata sulla banca centrale tedesca, quindi su una politica molto di stabilità dei prezzi, sarebbe diventata in realtà una mossa di inflazione, una fonte di inflazione a livello continentale, inseguendo, come potrebbe succedere a breve, la follia della Federal Reserve americana. Quindi abbiamo la necessità, non ho risposto più di tanto a prima domanda sui minatori, credo, però direi che mi sono già dilungato abbastanza. Adesso passo la parola al professor Martino, l'onorevole Martino, che, se dico la verità, è l'unica persona qui che ha conosciuto e di pari merito, essendo sedi istituzionali rappresentanti dell'Italia, la baronessa e il ministro Thatcher. A lui la parola. Io la ringrazio per il profumo e per questa volta, ma solo per questa volta, le perdono con l'onorevole. Io vorrei dedicare queste brevi considerazioni ad un caro amico recentemente scomparso, Domenico Mennitti. Domenico Mennitti non era di estrazione liberale, ma aveva dato vita a una rivista ricca di contributi liberali di alto livello che si chiamava Ideazione. Questa rivista, nel quarto numero del 2006, ripubblicò, avendolo tradotto in italiano,
testo di una conferenza che io ho tenuto il 24 novembre del 1999 negli Stati Uniti per il ventennale del successo della Thatcher in Inghilterra. Come diceva il nostro padrone di casa, io ho conosciuto Margaret Thatcher. Chi frequenta il mio blog vedrà la fotografia di un giovane quarantenne con i capelli neri assieme a una bella signora. Era il 1985 e ci trovavamo a Cambridge. C'era una riunione della Montanan Society e io ero lì. Il mio amico John Sullivan era speechwriter della Thatcher, e cioè era quello che scrive i discorsi, e aveva combinato questo incontro. Dopodiché venimmo messi accanto a un caminetto, ci fecero la fotografia, io la conservo con la sua dedica. Nel 1991, cioè 6 anni dopo, John Sullivan, che nel frattempo era diventato direttore, io vorrei dire qualcosa sul suo successo, dell'entità del successo, ha parlato bene con il suo magazzino, io qui e lì avrei aggiunto qualcosa, ma è inutile rimestare. Aggiungerei a quello che diceva Giacomo Zucco una delle affermazioni più belle della Thatcher in materia di pubblico privato. In Inghilterra ci sono due settori, quello pubblico e quello privato. Quello privato è controllato dallo Stato, quello pubblico da nessuno. Ora, come ha fatto a rivoltare l'Inghilterra come un calzino? Quali sono i fattori che hanno contribuito a quella che è stata chiamata la rivoluzione conservatrice della Thatcher? Fra parentesi, lei è l'unico primo ministro inglese cui il governo abbia dedicato un monumento nella Camera dei Comuni quando era ancora vivo. Lei andò allo scoprimento del monumento, era una statua più alta del naturale. Quando lo scoprirono il suo commento fu: avrei preferito ferro, ma anche il bronzo lo stesso. Ora, non c'è dubbio che il successo di Margaret Thatcher sia in larga parte dovuto alla forza delle idee. Lei stessa ha riconosciuto l'importante ruolo delle idee in una cerimonia per l'anniversario degli studi di affari economici. Per il 30° anniversario dell'IE ha affermato: l'istituto ha iniziato la propria attività in un periodo in cui, a dispetto della libertà di parola che caratterizza un paese libero, prevaleva quella che oserei chiamare la moda della censura dei comportamenti. Chiunque osasse sfidare le credenze comunemente accettate del dopoguerra riceveva in risposta scetticismo, critiche, veniva deriso e bollato come un ignorante reazionario. Vi siete riproposti di cambiare il sentire comune e ci si vorrei esprimere la nostra gratitudine a quegli accademici, alcuni dei quali hanno subito l'isolamento, e a quei giornalisti che si sono uniti nella nostra impresa. Nella nostra impresa. Non penso che abbiano mai raggiunto il numero 364, sono stati una minoranza, ma erano nel giusto e hanno salvato la Gran Bretagna. Senza queste idee la rivoluzione thatcheriana sarebbe stata impossibile. Quando si parlava di privatizzazioni, mi è venuto in mente un aneddoto. Io nell'80-81 passai un anno sabbatico a Washington alla Fondazione Heritage, dove conobbi un eccentrico giovanotto inglese che si chiamava e si chiama Madsen Beery, che ora è direttore dell'Adam Smith Institute di Londra. Lui parlava di questa strana cosa, cioè le privatizzazioni. Io eravamo in lui. Lui è stato il consulente della signora Thatcher per le privatizzazioni. È stato lui che è riuscito a consentire alla Thatcher, dopo l'iniziale fallimento, a spiegarle qual era il modo per privatizzare. Perché quando provò inizialmente la Thatcher a privatizzare, fallì, perché le resistenze di quanti lavoravano nell'impresa da privatizzare impedivano che essa venisse realizzata. Madsen Beery gli disse: if you can't beat them, join them. Se non riesci a batterti, fatteli alleati. E allora, con azioni a prezzo scontato ai dipendenti, con garanzia che i manager sarebbero stati tenuti al loro posto un certo numero di anni, che il loro stipendio sarebbe stato, se li è fatti alleati, a quanto fare tutte le privatizzazioni, cui elenco impressionante è stato menzionato da Cosimo Magazzini.
In ogni caso, non dovremmo dimenticare che erano quasi tutte in circolazione già prima. Le idee alla base della rivoluzione carceraria esistevano già prima, ai tempi dei governi conservatori e laburisti degli anni 70, che hanno tutti, a dispetto di differenze di retorica, governate nello stesso modo il consenso socialista statalista e keynesiano, e hanno rovinato l'Inghilterra, hanno trasformato in quello che veniva considerato il malato d'Europa, la Gran Bretagna. Ora, è vero che alla fine degli anni 70 le prove del fallimento delle politiche stataliste perseguite dai governi sia laburisti che tori erano schiaccianti. Sono convinto che le circostanze abbiano avuto una loro importanza nel determinare il successo della Thatcher. Ma i segni del fallimento erano già evidenti prima. Perché allora hanno aiutato la Thatcher e non hanno convinto i predecessori a cambiare? Inoltre, non dobbiamo dimenticare che non tutti pervengono alle stesse conclusioni, alle stesse esperienze. Certo non il partito laburista, che nel 1979 era socialista come sempre. E per quanto riguarda gli accademici, la stragrande maggioranza di essi era convinta che non ci fosse bisogno di nessun cambiamento nella politica pratica, come dimostra il documento dei 364. Quindi le prove erano senza dubbio disponibili anche prima della Thatcher. Ora, i sindacati avevano abusato del proprio potere e questo aveva reso più forte che mai la necessità di ridurre l'influenza, ma anche questo si sapeva. Quindi non è stato un fatto. Io credo che nonostante tutti questi fattori abbiano avuto il loro ruolo e determinato il successo della Thatcher, l'elemento cruciale sia stata la sua personalità, la sua leadership, fedele ai principi e incapace di scendere a compromessi. In quel discorso, per il trentennale del Ministro di Economic Affairs, disse, essendo l'undicesimo oratore e la prima donna a parlare, vorrei dirvi che è vero che le idee hanno importanza, così come è vero che il gallo a cantare, ma per fare le uova ci vuole la gallina. Questo è quello che persino un arcinemico di Reagan come Ted Kennedy riconosceva a Kennedy. In un discorso all'università di Yale disse: sarebbe sciocco negare che il suo successo fosse fondamentalmente basato sulla sua profonda conoscenza delle vie diffuse. Ma non era dovuto alla sua capacità di comunicare. Reagan era un lettore mediocre. Reagan poteva dimenticare i nomi, ma mai i suoi obiettivi. Era un grande comunicatore, non solo per la sua personalità o per i discorsi, ma soprattutto perché aveva qualcosa da comunicare. E lo stesso è stato vero di Margaret Thatcher. Lei ha osato fare, questo è già stato citato da un magazzino, quello che nessuno aveva osato fare prima in Gran Bretagna: combattere le opinioni prevalenti, i luoghi comuni, gli interessi costituiti. E guidare un partito riluttante e un paese stordito in una direzione completamente nuova. L'insegnamento che possiamo trarne è semplice e non è molto incoraggiante. La signora Thatcher deve il suo successo soprattutto alla rivoluzione intellettuale nelle teorie economiche. Non ha inventato nulla di nuovo, non c'era nulla di innovativo o di originale nella sua politica economica. In ogni caso, queste idee erano già presenti da molto tempo, ma non sono state tradotte in decisioni politiche finché non è arrivata lei sulla scena. Sono state la sua leadership, il suo coraggio, la sua determinazione e la sua integrità. La donna era imbarazzante. Quando nel 94 io andai per una visita bilaterale a Londra a incontrare Douglas Hurd, che era il ministro degli esteri inglese, di nascosto, perché era Top John Major, primo ministro, mentre la Thatcher era messa da parte, andai a trovarla. La trovai sulla porta di casa, mi guardò e mi disse: we right wingers must stay together, noi di destra dobbiamo stare insieme. Sono entrato e mi sentivo come quando, avendo combinato una birichinata, mi mandavo dal preside. Aspettavo che da un momento all'altro lei mi mettesse dietro la lavagna in castigo. Dopo un'ora o due di tormento assoluto, fra l'altro non potevo neanche fumare, la signora non gradiva, me ne volevo andare, ce n'è andato, cioè cosa va via? Cioè sono le 6, cherry time,
e mi offrì uno share, sono lo stesso un'altra volta, quando sono uscito ero distrutto. È stata la sua leadership. Tutto questo mi porta a una spiacevole conclusione. L'ostacolo nel panorama politico attuale non è la comprensione della natura dei problemi sociali e delle soluzioni auspicabili, anche se c'è molto da fare per fare capire queste cose. Ciò che scarseggia davvero è la leadership, un leader che persegua le proprie convinzioni senza scendere a compromessi, capace di costruire una coalizione, un consenso di maggioranza attorno alla propria piattaforma è essenziale se vogliamo davvero costruire un mondo libero. Per nostra sfortuna, personaggi della caratura della Thatcher e di Reagan sono assai rari e non possiamo aspettare. Finché gli abitanti di qualsiasi paese riporranno le loro speranze di salvezza politica in un determinato tipo di leadership, la delusione li attenderà dietro l'angolo. Dobbiamo continuare ad affinare le nostre ragioni, a renderle più convincenti, esplorando nuovi modi per comunicare. E questa è l'unica strategia possibile per il presente. Questo ci abbiamo offerto il verso come se a meno che... Adesso una domanda al professore, non oso più dire. No. La Germania ha avuto un grande politico che l'ha unificato ed è finito travolto da corruzione e scandali. La Francia ha avuto un grande leader e meno male morto prima che la difesa degli scandali lo sentisse. In Italia un politico fece una battaglia contro l'inflazione, contro il sindacato più antagonista, contro uno stato di cose terroristico che ci stava portando dall'est all'ovest, finito sotto gli scandali più totali. Ma soltanto il mondo anglosassone dà una possibilità positiva ai suoi leader. Questo paese quale prospettiva può avere? Caro amico, lei è un inguaribile ottimista, perché la mia sommessa opinione è che se guardiamo alla differenza tra i leader dell'Occidente nella seconda metà del secolo XX e i leader dell'Occidente oggi, dobbiamo pervenire alla conclusione che l'Occidente è moribondo. L'Inghilterra nella seconda metà del XX secolo ha dato Winston Churchill e Margaret Thatcher. La Francia, Charles de Gaulle, Mitterrand, Pompidou. La Germania, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder. L'Italia, Alcide De Gasperi, Giuseppe Saragat, Luigi Einaudi. Noi oggi abbiamo in Germania Frau Merkel, già membro del Partito Liberale della Germania dell'Est. Germania comune. Il ministro del governo dell'Est. La Francia, Hollande, con la sua troisième dame, o quatrième dame. L'Inghilterra, Cameron. In Spagna non c'è Aznar. In Spagna c'è un giovanotto, una persona che si ha da fare, non è vero. In Italia abbiamo un mezzo toscano, chiacchierone, che non ha più pallida idea di come ci si debba comportare in un'assemblea parlamentare. Al voto di fiducia ha parlato a braccio, un insulto al Parlamento. Si è messo le mani in tasca, un insulto alla buona educazione e alla decenza. È convinto di avere abolito le province da solo ribattezzare. Sostiene essere una riforma, quello che trasforma il Senato in una specie di club perfettamente inutile. Non ha neanche riflettuto sul fatto che se vuole salvare questo paese non può limitarsi a tagliare le spese di benzina dei militari o di manutenzione, di funzionamento. Deve fare quelle riforme che l'Italia aspetta da troppo tempo. La spesa pubblica supera il 50%, il prossimo 55% del reddito nazionale. In queste condizioni
non può esserci sviluppo. Il dibattito euro non euro, caro Zucco, lo lasci a chi di economia monetaria si è sempre occupato. Noi abbiamo in Italia un trilemma. Possiamo avere questi livelli di spesa pubblica, il pareggio del bilancio, ma non possiamo avere sviluppo. Oppure possiamo avere sviluppo e il pareggio del bilancio, ma non questi livelli di spesa pubblica. L'euro non c'è nulla. Il fatto che i tedeschi abbiano insistito per assurdità come fiscal compact dimostra soltanto che la signora Merkel e i suoi consiglieri non conoscono nulla di che cosa significa una Costituzione. Negli Stati Uniti d'America i 50 stati usano tutti la stessa moneta, il dollaro. Ogni stato è perfettamente libero di perseguire la politica tributaria e di bilancio che ritiene più opportuna. Nello stato del Texas, per esempio, non esiste l'imposta statale sul reddito. Lo Stato del Texas ha le finanze in ordine, un rapido sviluppo e molti californiani vengono a cercare lavoro in Texas. Il tasso di interesse che lo Stato del Texas paga quando emette titoli pubblici è basso. In California, viceversa, hanno un welfare quasi europeo, spese pubbliche fuori controllo, bilancio dissestato, niente crescita economica, e il tasso di interesse sui titoli californiani è molto alto. La parola spread è una parola inglese, io non conosco neanche un americano che si preoccupi dello spread fra il tasso di interesse californiano e quello texano. Perché? Ma perché nessun americano avrebbe mai in mente che se la California non paga i suoi debiti debbano essere i texani a farlo, o che debba essere i texani. La verità è che la Merkel e gli altri della coterie europeista sono gli europeisti immaginari. Come figlio di uno dei padri fondatori dell'unità europea, io sostengo che noi dobbiamo batterci contro l'Unione Europea perché sta infangando l'ideale europeo. Non ha citato Craxi. Non ho citato Craxi, anche se le devo dire una cosa. Io ho deciso di diventare economista il 16 luglio del 1960, che c'è. Il 16 luglio del 1960 io ho terminato gli esami di maturità classica. A quell'epoca la maturità classica era una prova che faceva avere incubi per molti mesi, prima e dopo. Io ho dovuto fare non solo il programma della terza liceo, ma con una circolare del marzo anche i programmi dei primi due anni. Ho dovuto fare le seguenti prove scritte: tema d'italiano, traduzione dal latino, traduzione in latino, traduzione dal greco, e mi è stata risparmiata la traduzione dal greco in latino. Poi ho fatto 8 esami orali individuali: italiano, latino, greco, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze, storia dell'arte. Finalmente il 16 luglio 60 avevo finito ed ero andato a Catania, dove dovevo partecipare a un concorso di più. Sono riuscito a entrare in albergo solo a mezzanotte. Perché? Perché quel giorno in tutta Italia i comunisti avevano scatenato la piazza contro il governo Tambroni, reo di avere accettato l'astensione dei missini per poter avere la fiducia. Venne inventata una nuova istituzione in Italia, la piazza, che era più importante del Parlamento, eccetera. Allora io dissi: no, mi iscriverò a giurisprudenza, ma non con la nobile finalità di fare soldi facendo il notaio, era questo il mio sogno. Ho fatto studiare economia per combattere contro socialisti e comunisti, perché i socialisti di allora erano peggio dei comunisti, e non è, mi ha avuto il premio Stalin. Il buon Francesco De Martino, nella campagna del 63, quando gli chiesero: ma lei che cosa vuole nazionalizzare? Tutto tranne i negozi di barbiere. Non ho capito se per antipatia per i barbieri o per qualche altra ragione. Craxi ha cambiato il significato di socialista, perché prima i socialisti erano riconosciuti statalisti, succubi psicologicamente dei comunisti. Craxi ha detto: no, io sono socialista e sono anticomunista, e non sono un reazionario statista. E quando scoppiò Tangentopoli, sono stato invitato da Luciano Pellicani a un convegno nel quale sono andato. Luciano Pellicani dirigeva Mondo Operaio, la rivista del Partito Socialista. Sono andato a presieduto e ho detto: guardate, io non solo non sono mai stato socialista,
sono sempre stato visceralmente antisocialista. Dico però io, oggi liberale, vengo qui e vi dico che è semplicemente indegnoso e immorale che un intero partito politico, il più antico d'Italia, nell'anno centenario della sua fondazione, venga criminalizzato in blocco per l'azione di mascalzoni che non operano per l'interesse dell'Italia, ma per l'interesse di una parte. Grazie veramente per l'ampia e chiara risposta. E adesso, se ci fosse qualche breve intervento, si possono venire a accomodare qui per usare il microfono. Vedo il più intelligente dei pazzi, questo è il spazio delle persone. Cioè, il loro mestiere. Potevo anche evitare di venirci qua. Sì, lo sento bene a tutti, lo sento bene a tutti per il microfono. Cosa... Ecco, Antonio. C'è speranza? Allora, un'altra domanda rapidissima, visto che se sono così... No, per niente, Greggio l'hanno letto con un libro? Grazie a tutti, è stato un dibattito interessantissimo. E mi veniva una curiosità, il professor Mele ha accennato che... Non sono professore. No, perché ho tirato il professor. Ha accennato, ha fatto notare al professor Martino che non aveva citato Craxi. Io vorrei far notare al professor Martino che non ha citato neanche Berlusconi. E siccome mi pare di ricordare che lei sia uno dei cofondatori di Forza Italia, volevo chiederle, Berlusconi forse è il personaggio che idealmente è quello che più associamo a Margaret Thatcher, che cosa è realmente mancato al personaggio o all'entourage o alle istituzioni che in qualche modo lo hanno per far sì che fallisse il progetto liberale? Grazie. Io risponderei prima a Giuseppe e poi a lei. Giuseppe, vorrei dire, la speranza ancora non hanno trovato modo di passare la visione. Esatto. Però ricordi che è vero che Spes ultima dea, ma è anche vero che chi di speranza campa di sperare un modo. A lei direi, ma io l'ho già detto, sono le cose che ho detto alla Thatcher che lei aveva e noi non avevamo. Noi non abbiamo mai avuto una maggioranza composta da un solo partito, non abbiamo mai avuto una Costituzione rispettata perché scritta nelle menti e nei cuori di tutti gli italiani, non abbiamo mai avuto una magistratura indipendente e imparziale, non abbiamo una burocrazia onesta ed efficiente. Come poteva anche la Thatcher, venuta qui in Italia, riuscire a smontare questa montagna di incrostazioni che si sono accumulate per decenni e decenni? Vede, la nostra Costituzione è stata scritta da persone che, avendo vissuto l'esperienza del fascismo, avevano il terrore del governo forte e volevano un governo debole. Col tempo, grazie anche alla riforma Bassanini, ma è diventato un governo impotente. Con la riforma del titolo quinto della Costituzione, abbiamo creato una terza Camera che è la conferenza Stato-Regioni. L'Italia, diceva Mussolini, governare l'Italia non è difficile, è inutile. La verità è che oggi non è difficile, ma è impossibile. Il Presidente del Consiglio non conta un bene amato. Chi effettivamente ha un potere in Italia è un organo che non è nella Costituzione. È stato creato per iniziativa di Carlo Azeglio Ciampi, il Consiglio dei Ministri. Il pre-Consiglio dei Ministri include tutti i capi degli uffici legislativi dei ministeri. Questi si riuniscono prima del Consiglio dei Ministri, decidono cosa si deve fare, scrivono i provvedimenti di legge e li portano al Consiglio. Nessuno dei ministri non interessati direttamente a un provvedimento ne conosce il contenuto. Comprendere il significato richiede competenze da mandarino, perché sono scritti in modo che solo i mandarini ne possono capire. Visto il comma 2 dell'articolo 348 del decreto presidenziale, non si capisce un bene amato. E allora loro lo capiscono, noi no. L'Italia è governata da loro. Voi credete che il Parlamento faccia la legge? Ma manco per niente. Vedete, il Parlamento viene da parlare.
Il Parlamento è il luogo in cui si confrontano le idee ed è un organo che non deve essere riunito tutti i giorni. Nella Costituzione degli Stati Uniti dice si riunisce almeno due volte l'anno, perché non c'è un bisogno quotidiano di leggi. Il Parlamento si riunisce occasionalmente, si esamina un determinato provvedimento, ognuno dice la sua sul provvedimento, ha luogo un lungo e approfondito dibattito. È solo la conclusione di questa lunga e approfondita analisi, a conclusione, a coronamento c'è un voto. Era così anche alla Costituente. Chiunque abbia letto lo splendido discorso contro la ratifica del trattato di pace fatto da Vittorio Emanuele Orlando, quello in cui a un certo punto dice si risponde alla storia di queste nefandezze fatte per cupidigia di servilità. Cupidigia di servilità. De Gasperi si contorceva, dice, ma ora no. Bene, sa che a un certo punto del discorso Terracini interrompe Orlando e dice, ma onorevole Orlando, un'ora e 45 minuti or sono, e l'aveva promesso che sarebbe stato breve. Questo accadeva nel 1947. Nel 1998-97, diciamo, facciamo 50 anni, il presidente della Camera Luciano Violante dava 30 secondi per gli interventi in dissenso, da un'ora e 45 a 30 secondi. Quando io il ragazzo, Paolo se lo ricorderà senz'altro perché è molto più addentro a queste cose di me, in tutti i giornali usciva quotidianamente il Pastone. Il Pastone era un articolo in prima pagina, taglio basso, in cui si dava conto del dibattito parlamentare. L'onorevole Guzzanti ha detto questo, l'onorevole Martini ha risposto questo. Era il modo in cui gli elettori venivano informati della capacità degli eletti di saper difendere le idee che avevano presentato in campagna elettorale, di come si sapevano fatte. Avete più visto il Pastore? No, perché cosa potrebbe mettere? La redazione aperta, la camera prova, la redazione chiusa, la camera... Non esiste. Radio Radicale, che si vanta quella convenzione che fa la diretta di radio del Parlamento, e che cosa dice il Presidente? Dichiara aperta la votazione è chiusa, la camera respinge. Dichiara... Il nostro è un votificio. Quando i Presidenti di due rami del Parlamento si vantano per... Che cosa fanno? Elencano il gran numero di provvedimenti approvati. Ma il Parlamento non è come una fabbrica di scarpe, che quanto più scarpe fa, tanto meglio. Nella Camera dei Lords a Londra esiste il Repeal Group, è un gruppo di Lords che si pone l'obiettivo di abolire quante più leggi è possibile. E questo sarebbe da fare. Nelle trasmissioni sulle sedute di Camera e Senato, la cosa più ampia sono le discussioni sull'ordine del giorno, in cui si parla di tutto tranne che dell'ordine del giorno, che sono occasioni per il dibattito, per esempio di come quando i deputati della 5 Stelle sono andati sul tetto del Parlamento, e quella è stata una cosa di cui hanno dibattuto moltissimo, senza ovviamente nessun motivo di risultato. Ma... Devo dire che dal Movimento 5 Stelle recentemente, ad opera dei suoi deputati, è venuto un contributo importante alla così, oratoria parlamentare, quando ha detto che sarò breve, che il concesso non ha giusto, te lo farò vedere. Ma... Se non ci sono altri interventi, un altro rapido giro, però mi dovete fare questa grande cortesia, con la vostra eccellenza di conoscenze, un qualcosa di positivo per questo, per il futuro, per le cose, anche per esempio il famoso senso, ho letto la Thatcher, ci ha ridato il senso di essere in destra. Io conosco almeno 25.000 destre in Italia, ce n'è una per esempio che era assolutamente a favore degli indipendisti dell'Ira e che ha glorificato il famoso film in cui diciamo eroicamente costoro fanno, quindi voglio dire qualcosa che sia effettivamente, come dire, concreto, perché sennò qua si rischia veramente nel seguire ogni ritmo di avere tante belle eccellenze, intelligenze e poche soluzioni concrete. Forse la faccia era molto concreta, perché questa è da due gira, l'altra era da quattro. Ditemi qualcosa in questo senso. Sono stato seduto. La parola all'onorevole, posso dirlo? No. Paolo Guzzanti, nonché esponente per un periodo del Partito Liberale.
No, 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 se ancora, no, se ancora. No, sono presente del Consiglio Nazionale. C'è il primo nemico dell'altro pezzo di Partito Radicale che è liberale di Diaconale. Sì, ma ci siamo incontrati nelle divisioni. Ci siamo dati una rigorosa delle tante divisioni. No, io perché non ho nessun motivo, salvo la curiosità, tutto quello che ho ascoltato mi rinfocola i tormenti che noi liberali abbiamo, sappiamo di essere una minoranza etnica, in un paese in cui il valore è quello dell'uguaglianza, mentre noi celebriamo quello, il diritto, vabbè, come sta l'uguaglianza, davanti ai diritti, i doveri, la legge, appena uno fa dice queste cose sull'uguaglianza ti accusano di essere un fascista razzista, fermo restando la legge e i diritti e i doveri, poi il valore è essere differenti, diversi, antitetici, diversi, e che questo è il primo. E noi invece viviamo da allora, dai tempi in cui esisteva ancora un minimo di dibattito, due parole su queste cose che ha detto Antonio sul Parlamento, da allora è stato ed è un crescente trionfo verso il conformismo totale. Ricordo la commedia di Ionesco, Rinoceronte, se la ricordate, un giorno nel paese uno diventa rinoceronte. Grande problema, cosa è successo, cosa ha fatto, ma perché? Questo... E poi c'è un secondo diventa rinoceronte, un terzo, quando questo i rinoceronti diventano la maggioranza. E cominciano veramente a diffondere l'idea di essere rinoceronte, fichissimo, per chi non è rinoceronte, via che resta un unico resistente, il padre barricato in casa, mentre fuori c'è questo suono di queste bestiacce, decide che lui rinoceronte non lo diventerà mai. Credo che ognuno di noi, evocando, celebrando, parola orrenda, ma insomma, ricordando e parlando di un personaggio così, così odiosamente amabile come la Thatcher, sottoscrive il rifiuto di essere rinoceronte. La mia domanda è se dovrebbe essere, ma allora che facciamo con quello che diceva lei prima, briciolo di speranza? Adesso per esempio queste elezioni europee, che cosa andiamo a dire alla gente? Che cosa i candidati possono andare a dire? Che dobbiamo uscire dall'euro, che dobbiamo mandare a diavolo l'Unione Europea, forse sia la seconda, non la prima, non lo so. Non lo so, ma insomma, il Parlamento è quello che ha detto prima Antonio Martino, io sono stato 11 anni nell'istituzione, prima al Senato e poi alla Camera, per scoprire che il Parlamento è vietato parlare. A meno che tu non sia un meglio, avvocaticchio, non importa se del sud o del nord, che parla per conto del gruppo, sai che ha diritto a 10 minuti, la porta grande, mentre per dissenso tu parli per un minuto. E il presidente d'Italia dice: ma io sto esprimendo nel Parlamento, sto esprimendo la cosa più importante che è il dissenso. Il dissenso deve avere 10 minuti, no? Quindi è tutto assolutamente un imbroglio. Il Parlamento non si parla, non si parlerà mai. Il degrado linguistico di cui mi pare che la presidente ha aggravato la dose sul circonciso, non ricordo. No, era presidente Simone Baldelli. Ah, presidente. Ci mangia il pane. Allora